Ladies and gentlemen, boys and girls. Erano tutti morti. L'ultimo colpo fu come il punto esclamativo a chiusura di tutto quello che era successo. Allentai la presa sul grilletto. Era tutto finito. Perché la cosa avesse qualche senso, bisognava tornare indietro di 3 anni, fino alla notte in cui iniziò il mio tormento. Ero ancora in servizio nella polizia di New York allora, Manhattan, distretto di Midtown Nord, Hell's Kitchen. Quando è che ti deciderai a lavorare per me, Detective Payne? Chissà in quale girone dell'inferno mi ritroverei. Mi spiace, Alex, ma mia famiglia viene prima. Vedi, la mia ultima sigaretta. Ecco il mio vecchio Max, cuore da Boy Scout. Ci vediamo, Alex. Siete sempre a poche ore di sera, vero? Mi piace rubare le caramelle da me. La vita mi sorrideva. Il sole al tramonto di una sera d'estate, l'odore dell'erba appena tagliata, le risate dei bambini che giocano, una casettina nel New Jersey al di là del fiume, una bella moglie e una bimba incantevole. Il sogno americano divenuto realtà. Zoro, sono tornato. I sogni, però, possono trasformarsi in incubo senza il minimo preavviso. Il sole aveva concluso il suo cammino mentre l'oscurità si faceva spazio nel cielo come in un tetro presagio. Lo spettacolo non mi piacque fin dall'inizio, anche se mi avevano dato un posto in prima fila. Ma lei chi è? Cosa diavolo? Questa è casa filibustazzi, eh? Ha sbagliato casa? Penso proprio di aver sbagliato casa. Arrivederci. Qualcosa di sinistro e orribile era stato dipinto sul muro. Mi sa che ho sbagliato film.